Sole, caldo, si può dire che l'estate è finalmente arrivata. L'anticiclone africano che si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, garantendoci una sequenza di belle giornate assolate, anche se con qualche nube di passaggio, che sui settori alpini potrà anche dare luogo a qualche temporale di calore. Le temperature aumenteranno e si porteranno su valori anche superiori alle medie, con punte di oltre 30-31 gradi con l'inizio della prossima settimana. Il caldo in realtà non durerà molto, perché già sembra che giovedì arriverà una perturbazione atlantica e porterà il ritorno di rovesci e temporali accompagnati da una generale rinfrescata. Attenzione, perché in questo caso, essendoci molto caldo e afoso, i temporali potranno assumere anche carattere di forte intensità. Possiamo dire che la primavera ormai non l'abbiamo praticamente vista, anche con l'estate dovremo stare attenti a questi continui sbalzi di temperature. Avremo altri passaggi instabili probabilmente nel corso della stagione estiva con questi break temporaleschi, ma le temperature non si porteranno certo sui valori estremamente bassi che abbiamo registrato a maggio. Certo, gli sbalzi potranno essere notevoli durante il passaggio dei temporali. Diciamo che al nord sarà più disturbato dalle infiltrazioni atlantiche, che appunto periodicamente potranno determinare queste passate temporalesche come quelle che ci attendiamo a metà della prossima settimana. Sicuramente al centro-sud il tempo sarà mediamente più stabile e soleggiato.